È instancabile Andrea Binetti, il tenore triestino, star dell'operetta ma non solo, in questo fine settimana affronta due impegni. Il primo, la ripresa di uno spettacolo che ormai da tempo lo vede in scena assieme a Marzia Postogna e che la prossima settimana inizierà una serie di recite a Roma. Ti parlerò d'amore, Auf Wiedersehen Berlin, questo magnifico musical su una storia vera, insomma, ambientato in uno dei periodi drammatici della storia dell'uomo, che è la Shoah, appunto, che mi vede protagonista assieme a Marzia Postogna, una produzione della Golden Show Trieste, con la regia di Tommaso Tuzzoli, che riparte appunto nel teatrino di San Giovanni per un riallestimento, in realtà, quindi una sorta di prova aperta prima del debutto romano che ci vedrà appunto protagonisti dal 25 di gennaio. Sabato pomeriggio poi Binetti sarà alla Piccola Fenice di via San Francesco per il primo di una serie di appuntamenti voluti dall'Associazione Internazionale dell'Operetta. Apro le danze, se si può dire, con l'operetta viennese, quindi con tutti i grandi classici di quel mondo fantastico che è la piccola lirica, grandi titoli dalla Vedova Allegra, lo Zingaro Barone, il Paese del Sorriso. Insomma, l'operetta ritorna alla Piccola Fenice, quindi ritorna a Trieste, da sabato 20 alle ore 18. Archiviato il successo del Galà dello scorso dicembre e stanti le numerose richieste che gli piovono addosso non soltanto a Trieste, Binetti si sente di riflettere su quello che oggi significa operetta. L'operetta fa proprio parte di quelli che sono i cromosomi, insomma, e fa parte della natura dei noi triestini, e soprattutto è un grandissimo evento culturale che andrebbe assolutamente sostenuto e portato avanti. È legato soprattutto a una cosa molto preziosa, importante, che ha la nostra città, forse una delle poche, mi spiace dirlo, ma è anche un grande vanto: la cultura legata al turismo.